se ti stai chiedendo se mangiare più legumi sia la scelta giusta per la tua vita. Vedrai che dopo questo video non avrai più dubbi nell'aggiungere un pugno di legumi ad ogni pasto che fai. Alma Fisio, curare, non trattare. Da qualche anno ho iniziato ad aggiungere sempre più legumi alla mia dieta. Ho seguito quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Americano nella lotta contro il cancro, che consiglia di mangiare un pugno di legumi ad ogni pasto. Sì, hai capito bene. Ho infatti iniziato ad aggiungere qualche lenticchia, qualche pisello e anche un po' di ceci, perfino durante la mia colazione. Non voglio certo morire di cancro, e tantomeno voglio combattere per metà della mia vita contro un tumore maligno. Ma non avrei mai creduto che mangiare legumi fosse così importante anche per la mia aspettativa di vita. Nel 2004 c'è stato uno studio molto importante che ha coinvolto diversi ricercatori e diverse università in tutto il mondo. Dalla Grecia all'Australia, dal Giappone all'Indonesia, si sono analizzate le abitudini e lo stile di vita alimentare delle persone ultra settantenni e ultra centenari, proprio quel gruppo di persone famose per la loro longevità. I ricercatori hanno voluto stabilire quali fossero gli alimenti più indicati proprio alla base della dieta mediterranea, famosa per la sua longevità, e la stessa cosa hanno voluto fare con la dieta giapponese e quella australiana. Hanno analizzato tutti gli aspetti della dieta. Sono partiti ad analizzare la quantità di vegetali, di olio di oliva extravergine, di carne, di uova, di latticini, di legumi e anche di cereali integrali, per capire le quantità che ognuna di queste diete apporta e per capire quale fosse il rapporto tra quantità di cibo e longevità. Se tutte le popolazioni più longeve avevano in comune una grossa quantità di vegetali, all'incirca tra i 250 e i 350 grammi al giorno, alcune di loro però avevano delle differenze abbastanza sostanziali in altri tipi di alimenti. Per esempio, i giapponesi arrivano a mangiare fino a 350 grammi di cereale al giorno, basato principalmente sul riso, mentre altre culture arrivano al massimo a 100 grammi al giorno di cereali integrali non processati. Tra gli svedesi, che vivono più a lungo, si mangiano fino a 400 grammi di latticini, mentre i giapponesi si limitano a 165 grammi al giorno. Gli australiani centenari mangiano solo 21 grammi al giorno di pesce, mentre i giapponesi della stessa età arrivano a mangiarne fino a 100 grammi al giorno. Le abitudini di questi gruppi sono diversi, gli stili di vita sono diversi, e anche la quantità delle varie categorie alimentari è diversa. In comune hanno tutti i vegetali, il movimento quotidiano e un utilizzo dei cibi raffinati praticamente a zero. C'è un dato però che è rimasto costante in tutte le popolazioni, un dato che ha potuto permettere ai ricercatori di stabilire che quell'alimento può allungare la vita e avere un rapporto diretto con la percentuale di rischio di morire per qualsiasi causa. Questo dato è il consumo di legumi. A prescindere dall'etnia, a prescindere dallo stile di vita, a prescindere anche dalle calorie mangiate tutti i giorni, ogni 20 grammi in più di legumi mangiati al giorno si riduce il rischio di malattie e di mortalità dell'8%. A quanto pare, i legumi sono il cibo della longevità. E la quantità di legumi che mangerai tutti i giorni è proprio il fattore predittivo maggiore per capire quanto sarà lunga la tua vita. I legumi, infatti, sono sempre stati centrali in ogni dieta della longevità. I giapponesi, che mangiano il miso, il tofu, tutti cibi ricchi in soia, non processata e a volte fermentata. In Italia la dieta mediterranea, caratterizzata da lenticchie, cesi, cipiselli e fagioli, come in tutte le altre diete della longevità a livello mondiale, in cui la base principale sono la verdura e i legumi. Questa categoria di cibo, che insieme unisce proteine sane, vegetali e fitonutrienti, è proprio una di quelle cose che non devono mai mancare sulla tua tavola. Problemi di digestione? Fatica, gonfiore di stomaco dopo che mangi i legumi? Non ti spaventare. Ciò non significa che i legumi ti fanno male, ciò non significa che devi eliminare i legumi, significa semplicemente che il tuo intestino si è disabituato a mangiarli e a processarli. Dagli tempo,
Dai tempo al tuo intestino di ritornare ad abituarsi a processare questo sto cibo, perché è troppo importante per te, perché tu rinunci a mangiarlo semplicemente perché fa un po' di aria. Se la prima volta avrai bisogno di iniziare con una piccola quantità per lasciare al tuo intestino la capacità di digerirla, vedrai che dopo qualche giorno e qualche settimana potrai aumentare sempre di più la quantità, perché avrai prodotto quei microrganismi sani che ti permetteranno di scomporre le fibre dei legumi e averne tutti i benefici. Studiati un programma, magari ancora meglio con una nutrizionista, in cui giorno per giorno, pasto dopo pasto, inizi ad aggiungere piccole quantità di legumi ad ogni tua ricetta. Lentamente, progressivamente vedrai che questa abitudine nel mangiarli diventerà sempre più consolidata e avrai sempre meno disturbi intestinali e riuscirai sempre di più a digerirli. Vivrai meglio, vivrai con meno malattie, il tuo rischio di tumori diminuirà e probabilmente perderai anche del peso, oltre a sentirti con più energie e con più sicurezza. Inizia a mangiare subito i legumi, sono un alimento essenziale per la tua salute. Se vuoi approfondire quali sono tutti i benefici del mangiarli, clicca pure qui in alto, perché ti rimando proprio al video che ho fatto in precedenza in cui ti spiego quali sono tutti i benefici. Prima di andare via, metti un pollice in su, iscriviti al canale e commenta liberamente qual è l'effetto che fanno sul tuo intestino i legumi. Forse anche tu hai avuto esperienze negative in passato di gonfiore di pancia e cattiva digestione o della tanto famosa aerofagia. Commenta pure qui sotto quali sono le tue risposte e vediamo se facendo questa sfida nelle prossime settimane di reintrodurli lentamente potrai testimoniare anche tu che piano piano il tuo intestino si adatta e riuscirai a digerirli senza problemi. Noi ci vediamo domani con un altro video, ciao e grazie!